In Italia, fino a una decina di anni fa, gli abiti di seconda mano erano acquistati da persone che non avevano molte possibilità economiche, oppure da artisti o bohémien. Le persone erano sul chi va là quando entravano in negozio, ma adesso le cose sono cambiate. Tante persone nella fascia 20-40 anni si stanno rivolgendo al mondo dell'usato e del vintage. Le ragioni di questo successo sono molte. La prima è certamente economica. Le persone cercano abiti di ottima qualità o di marchi di lusso che, nuovi, sarebbero troppo costosi. Comprare usato permette di pescare qualcosa di personale e originale. L'arrivo dei social network, in particolare di Instagram, ha accelerato questo meccanismo. Instagram promuove l'idea dello stile personale e individuale, invita a osare e a mischiare le cose. Molti compratori, soprattutto quelli più giovani, sono più attenti verso le problematiche ambientali. Riutilizzare un capo che è già sul mercato è la soluzione più etica e sostenibile. Inoltre, quest'anno, con il lockdown, molti si sono resi conto delle cose che non usano e hanno iniziato a venderle. Chi vuole disfarsi di qualche capo che non usa più o comprare un capo usato può usare anche varie piattaforme online. Sempre più aziende e marchi di lusso stanno cercando di entrare in questo mercato. Una decina. Circa 10, una decina di anni fa, poche persone compravano abiti usati. Possiamo dire anche una ventina, una trentina. Stare, essere, sul chi va là. In allarme, allerta, stare attenti, non fidarsi. Questa città è pericolosa, state sul chi va là. Fascia. Complesso di persone che si trovano nella stessa condizione. Questo programma è per una fascia di pubblico tra i 10 e i 15 anni. Pescare. Trovare per caso o dopo lunga ricerca. Nei negozi dell'usato si può pescare qualcosa di originale. Osare. Avere il coraggio di fare e dire qualcosa. Chi osa, vince. L'ambiente. La natura. Dobbiamo rispettare l'ambiente. Aggettivo ambientale. Problemi ambientali. Sostenibile. Che rispetta l'ambiente. Comprare abiti usati è una soluzione più etica e sostenibile. Rendersi conto di qualcosa. Comprendere pienamente. Con il lockdown, molti si sono resi conto delle cose che non usano. Disfarsi di qualcosa. Liberarsi di qualcosa. Devo disfarmi di queste cianfrusaglie.